È appena uscito in libreria La mafia dalla A alla Z di Angelo Vecchio con la collaborazione di Andrea Cottone, una piccola enciclopedia di Cosa Nostra nella quale viene raccontata appunto la storia della mafia, i suoi contatti con la politica, con le altre forme di criminalità organizzata. Il libro è appunto già in libreria, può essere acquistato tramite Live Sicilia e sarà in allegato con il prossimo numero di S. Ne parliamo con Angelo Vecchio, che è l'autore, appunto, come abbiamo detto, con la collaborazione di Andrea Cottone. Angelo Vecchio che racconta questa mafia in una prospettiva storica, dalla mano nera fino alla mafia rurale, poi la mafia dei giorni nostri. Come si è evoluta in questi anni Cosa Nostra? Ma si è evoluta perché la mafia va di pari passo con la società, si evolve la società e si evolve anche la mafia. Non c'è più la mafia rurale che si aveva negli anni 40 e 50, quando poi lascia le campagne, si trasferisce in città e mutano anche gli interessi. Quindi si dà all'edilizia, al traffico delle sostanze stupefacenti e quindi i milioni si ammonticchiano sempre più. Angelo Vecchio è un cronista di lunghissimo corso, racconta nel libro la mafia attraverso i suoi termini tecnici come baccaglio o la struttura interna di Cosa Nostra, racconta anche i personaggi e le vittime di Cosa Nostra, quindi carnefici e vittime. Nella tua esperienza come è stato questo rapporto con questo mostro indicibile col quale giorno dopo giorno dovevi fare i conti per raccontarne sui giornali le vicende? E intanto devo dire che la mafia buona non è mai esistita. Qualcuno a volte si sente dire che la mafia di un tempo. La mafia di un tempo, come quella di oggi, è stata sempre carnefice, stragista. La mafia ha sempre ammazzato i bambini, così come ha ammazzato anche tutori dell'ordine. Per esempio negli anni 40 a Corleone un ragazzino di nome Giuseppe Letizia viene ammazzato con una puntura di aria in vena sol perché era stato testimone di un delitto. Questo ragazzino, che era un pastore, si era accorto di un uomo che aveva sparato contro un altro uomo. Quell'uomo era Luciano Liggio, che aveva sparato a Placido Rizzotto. E questo ragazzo non poteva restare in vita perché era un testimone pericolosissimo per la mafia di Corleone dell'epoca. C'era il capo, che era Michele Navarra, e il suo braccio destro era Luciano Liggio. Un episodio che poi ritorna nella storia di Cosa Nostra. Abbiamo visto l'altro episodio più recente di uccisione di un bambino, il piccolo Giuseppe Di Matteo. Quindi la mafia in questo non si è evoluta nella sua ferocia. No, non è mai stata, diciamo, la mafia buona non c'è mai stata, e tant'è che la fine di Giuseppe Di Matteo parla chiaro, che è stato strangolato e poi sciolto nell'acido. L'unica colpa di questo ragazzino era quella di essere figlio di un collaboratore di giustizia. Noi dicevamo, Angelo Vecchio è un cronista di lunghissimo corso e questa enciclopedia vuole essere non solo una visione, come dire, enciclopedica, accademica della storia di Cosa Nostra, ma anche un racconto di vita vissuta. Angelo Vecchio ha seguito per L'Ora e poi per il Giornale di Sicilia moltissimi casi di cronaca. Ad esempio nel libro si parla della strage di Piazza Scaffa, che è una vicenda che tu hai seguito direttamente. Sì, mi ricordo. Viene da ridere se non si trattasse di un episodio veramente, veramente tragico. Io tutte le mattine pigliavo il telefono alle 7 e prima di alzarmi dal letto chiamavo il 112 o 113. E un agente di polizia del 113 mi dice: ma che fai ancora a letto? Perché, che è successo? È successa una strage, ma dai, non pensavo che dicesse sul serio. E poi quando arrivai a Piazza Scaffa trovai
8 cadaveri sparsi, c'erano le mangiatoie sparsi tra la paglia, e i cavalli, c'era stato qualche cavallo pure, qualche cavallo ammazzato. Ma come dicevamo, il libro non si ferma agli anni passati, arriva fino ai giorni nostri, si parla di Gianni Nichi, di Domenico Raccuglia, Gerlandino Messina, Santo La Causa, insomma gli ultimi grandi latitanti arrestati, segno che insomma la mafia continua ad essere forte nonostante i colpi durissimi inferti allo Stato. Quindi temo che negli anni, fra 30 anni, fra 40 anni, fra 50 anni dovremo ancora raccontare questo fenomeno. Io vorrei scrivere un libro con un titolo che ho sempre nel cuore, che questo, ecco cos'era la mafia, ma probabilmente siamo sulla buona strada per sconfiggerla definitivamente.